I minuti di questo video che state per ascoltare potrebbero cambiare la vostra vita per sempre, quindi fatene tesoro. Fermate il video e nei commenti mi scrivete i vostri obiettivi per il 2020. Voglio una lista di obiettivi del 2020, forza! Adesso! Quanto tempo che non portavo questo cappello. Questo è il mio primo video del 2020, dopo tipo 2 settimane di pausa dove non ho fatto né live, né video, né aggiornamenti sui social. In pratica sono morto ai vostri occhi. Perché l'ho fatto? Perché volevo partire alla grande con questo 2020 e soprattutto volevo raccontarvi in breve come è stato il mio 2019, visto che l'hanno fatto tutti, però io non ci farò un video intero, ma ci faccio due parole. La cosa più importante del mio 2019 è stata il 7 aprile del 2019, quando, tornando da Romix in treno, mi sono lasciato con mia morosa dopo 1 anno e 4 mesi. Ora voi direte: ottima, sei un coglione, cioè di solito quando ci si lascia, cioè, uno è triste, non è felice. Perché tu sei felice? Cioè uno quando si lascia è triste? Sì, all'inizio lo ero anch'io ho passato quelle 2 settimane dove ero in letto, dove guardavo i film dalla mattina alla sera, sperando che lei magari cambi idea. Diciamo, mi ha lasciato lei, l'avevo lasciata io 1 settimana prima, non è ben chiaro, però facciamo conto che il colpo finale l'abbia dato lei. E quindi comunque c'è stato quel periodo dove ero costantemente a letto e mi chiedevo: ah, spero tanto che ritorni, spero tanto che cambi idea, spero tanto che si renda che è una stronzata, eccetera eccetera. Quindi inizialmente ero depresso, però ho capito una cosa: ci tenevo così tanto a lei che perderla mi ha fatto capire che c'era qualcosa che sicuramente stavo facendo sbagliato. E questa cosa mi ha spinto oltre, tipo mi ha dato la carica per ribaltare la mia vita. Quindi io dal 7 aprile, o comunque da un po' dopo, sono cambiato completamente e non sarei la persona che sono oggi se non fosse stata per quella data lì. Ringrazierò sempre la mia ex e rimarrà sempre in fondo ai miei pensieri, perché dopo tutto è stato proprio grazie a lei che ho fatto lo switch. Quel momento dove dici: cazzo, fino ad adesso ho fatto puttanate, è il momento di essere seri. Quindi proprio per questo, dopo che mi sono lasciato, ho ripreso a fare una cosa che avevo smesso di fare da tanto tempo, ossia leggere. Noi esseri umani siamo programmati per delle sfide, siamo programmati per fare cose, e non fare nulla ci deprime, ci rende tristi, proprio perché non fare nulla o fare cose improduttive che non ci danno soddisfazione ci alla lunga ci rendono triste. Tantissimi di voi magari sono depressi, che giocano dalla mattina alla sera ai videogiochi, che non hanno amici, che non hanno una ragazza e sono depressi. Chiedetevi perché siete depressi, perché non fate altro che giocare dalla mattina alla sera, che magari è una cosa improduttiva, vi dà quella soddisfazione temporanea, perché voi dite: ma io così mi distraggo. Sì, ma la distrazione è temporanea, perché una volta che avete smesso di giocare non risolvete il vostro problema che vi fa stare tristi. E se voi mi dite: allora gioco per sempre così mi distrago per sempre, beh, comunque non è un bel modo di dire e un bel modo di fare, quindi io ve lo sconsiglio. Vi consiglio invece di sviluppare delle abitudini, che è quello che è il mio obiettivo del 2020. Io ho grandi obiettivi del 2020, li ho scritti qua su un foglio apposta e voglio condividerli con voi. Vado a riempire 2 bottiglie d'acqua da 1,5 litri e me le metto sul tavolo, e entro la fine della serata quelle 2 bottiglie devono essere vuote. Devo bere tanta roba, e bere tanta roba non significa bere i succhi, bere la Coca-Cola, bere la Monster, ma questo ne arriveremo dopo. Dopodiché passiamo al canale. Un video ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, alle 2 ogni giorno, o all'1:30, adesso vedrò. Un video ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Queste sono le mie scalette dei video e voglio rispettarla tutto l'anno. Le live le voglio fare ogni giorno tranne il sabato, dalle 4 del pomeriggio alle 7:30 di sera. Giocherò sempre con gli abbonati da 5 euro superiore, quindi se volete abbonarvi per giocare con me, per avere il mio numero di telefono e tanto altro, seguite le istruzioni che trovate in descrizione alle live, che ripeto faccio ogni giorno dalle 4. Tra l'altro anche andare in orario alle 4 è un obiettivo che ho per il 2020, e andare in live su Twitch ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11:30. Devo andare in palestra ogni giorno dalle ore 12:30 circa a quando ho finito. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, 5 giorni su 7 a settimana. Ho una scheda che allena varie parti del corpo. Vi ricordate quando ho detto del fatto che ho letto i libri sulle abitudini? Ecco, ciò che volevo dire è che noi umani comunque siamo fatti anche di abitudini. Se noi umani sviluppiamo delle abitudini, queste rimangono impresse in noi e noi tendiamo a seguirle. Quindi se voi avete l'abitudine di fare una certa roba, che sia buona o cattiva, la farete, ok? Perché è una vostra abitudine. E le abitudini possono cambiare. L'obiettivo del mio 2020 è sviluppare
abitudini positive. Diciamo che questo è il mio obiettivo più grande e spero che questo video vi serva per dire cavolo, Otti ha ragione, sarebbe meglio che anch'io sviluppi qualche abitudine positiva. Mangiare sano. Legandomi alla palestra, chiaramente andare in palestra è inutile se poi non mangi sano, perché se non mangi bene non ha senso. E per mangiare bene cosa intendo? Non intendo che d'ora in poi non si va più al McDonald's, perché è una cosa impossibile e so che non lo farei. Però al massimo si può andare 2 volte al mese al McDonald's. So che alcuni di voi ci vanno anche molto meno. Quando io ero più piccolo ci andavo praticamente forse 2 volte l'anno, perché chiaramente pagavano i miei e io non avevo soldi. Però nel senso, ora, siccome il bar dove andiamo sempre noi è attaccato al McDonald's, sapete, no? Un salto, visto che ci sono le promozioni, ce lo si fa sempre. E quindi adesso voglio mettermi questa regola di andarci massimo una volta, cioè 2 volte al mese, perché in questo modo mi limito. E io vi dico anche a voi, imponetevi dei limiti sulle cose che mangiate. È importante mangiare la verdura e la frutta, questo io non ho mai avuto problemi perché mi è sempre piaciuto un sacco. E mangiare le proteine, quindi carne, formaggi, uova, mangiare anche giusti carboidrati, quindi un piatto di pasta, insomma. Sempre una corretta alimentazione, insomma. Non mangiando robe schifezze inutili, tipo patatine, dolci. Per fortuna io non ho mai amato più di tanto i dolci, quindi non ho mai avuto questo problema, però capisco che magari qualcuno lo possa avere, quindi, boh, insomma, magari imponetevi di stare un attimo più attenti. Quindi anche bere Coca-Cola è una cosa che eviterò. Coca-Cola, così come tutte quelle cose zuccherate che non hanno senso bere negli altri giorni, quindi se bevo Coca-Cola è solo quando vado a mangiare al Mac o quando vado a mangiare in qualche posto strano, in pizzeria, no, queste cose qua. E leggere 1 ora e mezza circa ogni giorno. Quando esco con i miei amici, siccome torniamo tardi per 1 e mezza circa, magari non ho il tempo di leggere, in quel caso leggo giusto 10 minuti prima di addormentarmi, così è più facile addormentarmi. Però voglio dire, voglio leggere in continuazione. Tanti di voi mi chiedono, Otti, ma tu leggi un sacco di libri, cosa ci consigli? Pensa a qualcosa che non sai, che vorresti sapere, e prendi i libri. Amazon è pieno, le librerie sono piene. Se non sai quello che vorresti sapere, vai in libreria e sfoglia un attimo cioè gira i libri dietro e leggi di cosa parlano e vedi se ti interessano. E qua, dopo la lettura, si va a dormire. E io mi sono imposto di andare a dormire 1:30. E forse questa è una delle regole più difficili da applicare, perché per me è sempre facile che arrivo a mezzanotte che non ho sonno. Io a mezzanotte dovrei spegnere il PC e mettermi a leggere per 1:30. Il problema è che o devo finire di lavorare, allora dico, vabbè dai, vado un po' dopo a leggere, e alla fine finisco per non leggere perché si sono fatte 1:30, eccetera eccetera. E invece no, mi sono imposto che io a mezzanotte spengo il PC, non me ne frega un cazzo di quello che sto facendo. Io la regola, spengo il PC a mezzanotte e vado a leggere. Questa è la mia regola e non si infrange. Fine. Io dico sempre, bisogna avere degli obiettivi nel corso del tempo, per tra tipo un anno, che ci vogliono tempo per realizzarli, degli obiettivi che non è che lo fai in 2 giorni e hai finito, ma che hai degli obiettivi a lungo andare. Vi ho sempre detto, imparare a cucinare, imparare a suonare uno strumento, imparare alla perfezione, essere bravissimi in uno sport, insomma ci sono tantissimi obiettivi che uno può avere, dipende tantissimo dalle passioni di ognuno. E quindi non sono qua a dirvi a ognuno le vostre passioni. Ognuno di voi deve trovare per se stesso ciò che deve fare. Voi sapete bene che io sto lavorando a un corso che spiega tipo ai maschi come comportarsi, che spiega la natura delle femmine, che spiega la psicologia femminile, tutto per aiutare i maschi a rimorchiare meglio, possiamo dire. Ma non è tanto rimorchiare meglio, ma avere relazioni più sane con le persone che gli stanno intorno, sia maschi che femmine. Quindi io sto lavorando a questo corso qua e ad un secondo canale dove porterò video di questo genere qua. Voi mi dite sempre, ma quando farai video su questo canale che si chiama Maschiamente, ragazzi? È già aperto il canale, semplicemente non ci sono video. Voi mi chiedete sempre, ma quando farai video su questo canale? Ma quando inizi a farli? E io dico sempre, quando il corso sarà pronto. E voi mi chiedete, ma quando è pronto? Quando lo farai? Eccetera. E io dico sempre, con calma. Questo perché io non voglio fare un prodotto di merda. Voglio fare una cosa fatta bene. Voglio essere fiero del mio prodotto. Cioè, voglio essere fiero delle mie conoscenze che metto lì. E voglio farlo al meglio del meglio. È tipo mio figlio. Voglio che
che cresca nel modo migliore possibile. Quindi voglio che quel corso sia proprio la opera migliore che io possa tirare fuori. Voglio farlo benissimo ed il mio obiettivo nel 2020 è aprirlo. Non si sa quando, ma sono sicuro che aprirò maschiamente nel 2020 con il corso pronto. E non è tipo Fortnite che dice che Salva il Mondo sarà gratis nel 2019 e poi non lo fanno. Nel 2018 e poi non lo fanno. E neanche nel 2019 e poi non lo fanno più gratis. Ma sarà una cosa seria. Cioè sono i miei obiettivi, sono tutti scritti qua. Voi scriveteli nei commenti, scriveteveli su un foglio e attaccatevelo in camera da qualche parte. Fidatevi che se fate le cose in questo modo non vi pentirete mai della vostra vita e non sarete mai tristi, perché io posso dire con certezza che da aprile a questa parte non sono mai stato triste in vita mia. Perché? Perché ho avuto degli obiettivi, perché sapevo che stavo lavorando a qualcosa di più grande.